all'Auditorium Santa Margherita, in Campo Santa Margherita a Venezia, dove si tiene un convegno sulle corporazioni e le professioni di Venezia, della Repubblica di Venezia, e per verificare le analogie con gli ordini professionali che oggi ci sono. L'incontro è organizzato dal CUP, il Comitato Unitario delle Professioni, di cui è presidente la dottoressa Patrizia Gobat, presidente anche dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e alla quale cedo la parola per dirci qual è il senso e il significato dell'incontro di oggi. Innanzitutto abbiamo progettato questo convegno proprio per capire come la Repubblica Veneziana già avesse delle regole molto precise per i professionisti, che valorizzasse le arti, le professioni, perché era un prestigio della Repubblica avere questo tipo di professionalità. Ecco, quindi noi abbiamo ereditato molte di queste regole nei moderni statuti degli ordini, e quindi questo ci fa pensare come, riferendoci al passato, possiamo dare anche a Venezia, con le nostre idee, con la nostra progettualità, un futuro dopo il periodo abbastanza duro e triste che abbiamo passato negli anni scorsi. Ecco, e adesso c'è il ruolo delle professioni per il futuro, futuro prossimo e futuro anche un po' più in prospettiva. Quali possono essere le linee di comportamento dei professionisti, degli ordini professionali in questa prospettiva, proprio vedendo, partendo dal passato, partendo dalle corporazioni della Repubblica di Venezia per arrivare fino agli ordini e ai collegi professionali di oggi. Cosa possiamo fare per il futuro? Io penso che noi abbiamo tanta voglia di fare, tanto entusiasmo, e questa cosa sicuramente in tutte le professioni che appartengono al Comitato Unitario. E quindi possiamo fare un'azione importante per il futuro di Venezia, anche e soprattutto portando molti giovani, infatti noi facciamo questo evento in collaborazione con l'Università, portare molti giovani ad avere un futuro professionale proprio nel nostro lavoro, a livello professionale, a qualsiasi titolo, su qualsiasi professione, la loro passione e gli indirizzi, sia che sia area tecnica, economico-giuridica o sanitaria, perché noi credo che la società italiana, la società veneziana, abbia bisogno in modo molto presente delle professioni. È importante il dialogo costante con le istituzioni affinché, credo, il mondo delle professioni possa costituire quella sorta di altra gamba che va a reggere il progresso, il processo di ripresa economica nella fase post-pandemica, ma anche pandemica, perché ormai credo che dovremo abituarci per i prossimi mesi, e speriamo non anni, appunto, a reggere in questa situazione di crisi, ma credo che le professioni possano proprio essere l'altra gamba sulla quale si regge e avanza la ripresa economica, insieme con le istituzioni, insieme col mondo della produzione, per un incremento della produzione, dell'economia e del benessere sociale. Grazie. Grazie.